Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG delle ore 13:30, andiamo con le ultime notizie, sono 8.585 nuovi casi da Covid-19 su tutto il territorio nazionale, secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile. I tamponi effettuati sono stati 68.681 per un'incidenza che scende al 12,49% rispetto al 14,88% della giornata precedente. Si segnalano dal bollettino anche 445 nuovi decessi e 14.675 nuovi guariti. In calo anche le terapie intensive, sono 15 in meno i posti letto occupati rispetto alla giornata di ieri, mentre aumentano ancora i ricoveri ordinari, che sono più 361, per un totale di 23.932 in tutto il paese. La regione che segnala il maggior numero di casi è il Veneto, con 2.782 nuovi casi giornalieri. Sono invece 433 i contagiati da coronavirus nella regione Campania nelle ultime 24 ore, secondo l'ultimo bollettino emesso all'unità di crisi regionale. I tamponi effettuati sono stati 4.650. L'indice di incidenza è del 9,31%. Dal bollettino si segnalano anche 1.179 persone guarite, 33 decessi, di cui 15 avvenuti nelle ultime 48 ore, 18 nei giorni precedenti e registrate solamente ieri. Situazione posti letto: scendono 8 dell'8% quelli occupati in terapia intensiva, infatti sono 98 in tutta la regione, mentre sono 1.422 i posti letto occupati nei reparti Covid-19 su 3.160 disponibili. Un carico di 470.000 dosi che rischia per ora di restare in Belgio a causa del maltempo bloccato per la neve. Slitta almeno di un giorno nelle varie regioni italiane l'arrivo del vaccino anti-Covid-19, con le regioni che al momento restano quindi in attesa per poi rifornire a suo tempo gli ospedali e l'RSA, che saranno sorvegliati speciali per le forze dell'ordine. Per le strutture sono infatti pianificati dei piani da parte dei prefetti, pronti a mettere al sicuro i carichi da qualsiasi tentativo di furto. Dalle 65.000 in Lombardia, alle 44.000 del Lazio, 40.000 in Piemonte e 16.000 in Liguria. In queste ore è comunque tutto pronto per inondare i sistemi sanitari di vaccini, così come annunciato 2 mesi fa dal governo. Dopo il vaccino Day, in tutte le regioni il secondo carico era previsto in queste ore, ma Piemonte e Liguria hanno già ufficializzato sui propri siti lo slittamento. Ragioni logistiche legate all'ondata di neve in tutta Europa, spiegano dalle due regioni dopo una riunione in videoconferenza con il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Le prime dosi del nuovo lotto dovrebbero comunque giungere entro il 30 dicembre ed essere distribuite fino al 31 dicembre. Restano un giallo i tempi annunciati dal Pfizer, che consegnerà con i propri mezzi i vaccini in 300 punti sparsi sul territorio. Il colosso farmaceutico, alcune ore prima che trapelassero i rischi di uno slittamento anche in Italia, aveva annunciato ritardi di un giorno anche in Spagna a causa di problemi logistici delle società in Belgio, smentendo le ipotesi di ritardo per la nostra nazione. La forte mareggiata che ha interessato il lungomare Caracciolo a Napoli ha procurato notevoli danni ai parapetti e ai marciapiedi nel tratto da Piazza Vittoria alla sede universitaria. Il mare ha in più punti invaso la carreggiata, portando sull'asfalto anche molti detriti e creando grandi problemi alle autovetture in transito. Il comando della polizia locale ha disposto immediatamente il presidio e la chiusura di via Partenope all'altezza di Piazza Vittoria, rinviando il flusso di tutte le automobili sulla riviera per il percorso alternativo del corso Vittorio Emanuele e della tangenziale per raggiungere il centro di Napoli. Lungomare di Napoli che è stato poi riaperto in mattinata dopo la mareggiata. Nella notte, sopralluogo del sindaco con tanto di polizia municipale, protezione civile, Napoli Servizi e Asia. In mattinata si sono incontrati anche i ristoratori in via Partenope per la conta dei danni subiti. Lo stesso De Magistris, che ha scritto sui propri canali social: ore 1, lungomare di Napoli, una mareggiata impressionante, ha devastato uno dei simboli della rinascita di Napoli degli ultimi anni. Non sarà un anno orribile a fermarci, Napoli ritornerà a splendere con la forza del proprio popolo, ha aggiunto il primo cittadino. Saremo vicini in ogni modo agli operatori economici pesantemente colpiti. Stanotte poi grandissimo lavoro di squadra per riaprire la strada. Un ringraziamento in particolare va alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile e a tutti quelli che non hanno mollato. Siamo Napoli, forza Napoli.
Nel 2020, a causa del Covid-19, con un crollo dei consumi del 10,8%, pari a una perdita di 120 miliardi di euro sul 2019, si stima la chiusura definitiva di più di 390.000 imprese del commercio non alimentare e dei servizi, a fronte di 85.000 invece nuove aperture. Pertanto, la riduzione delle aziende in questi settori sarebbe di quasi 305.000 imprese, 11,3% in meno rispetto all'annata precedente. La valutazione di Confcommercio che ha elaborato i dati Muove Imprese. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, delle 240.000 imprese sparite dal mercato a causa della pandemia, 225.000 si perdono per eccesso di mortalità e 15.000 per un deficit di natalità, una riduzione del tessuto produttivo che risulta particolarmente accentuata tra i servizi di mercato, che si riducono del 13,8% rispetto al 2019, mentre nel commercio rimane più contenuta, ma comunque elevata, è pari all'8,3%. Tra i settori più colpiti nell'ambito del commercio, abbigliamento e calzature, ambulanti, distributori di carburante, nei servizi di mercato, le maggiori perdite di imprese si registrano invece per agenzie di viaggio, bar, ristoranti e trasporti. Si stima la chiusura di circa 200.000 professionisti tra ordinistici e non ordinistici, operanti le attività professionali, scientifiche, tecniche, amministrazione e servizi, e tutta la filiera del tempo libero, che tra attività artistiche, sportive e di intrattenimento fa registrare complessivamente un vero e proprio crollo, con la sparizione di un'impresa su tre. Il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha parlato in diretta Facebook della situazione pandemica nella sua città e del vaccino anti-Covid-19. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Sicuramente la mia ordinanza in qualche modo ha aiutato, perché seppur sofferta, noi insomma siamo stati da sempre un po' la città dei brindisi conviviali durante le vigilie, sia il 24 sia il 31, e poi tra poco arriviamo anche alla vicenda 31. Quindi è stata un'ordinanza che certamente non ho fatto a cuor leggero, che però ho reputato necessaria. E devo dire che la risposta dell'intera comunità è stata perfetta, siete stati esemplari. Ho girato in città sia il 24, per la verità, ho anche fatto un giro il 25 a Natale, anche il 26, per controllare. Non ho trovato alcun problema. Nel frattempo stavo anche raccogliendo qualche vostra segnalazione mentre parlo. Dicevo, sì, anche via Francesco Tedesco, Patrizio. Su via Tedesco però c'è un progetto molto più importante e molto più ambizioso, un intervento più consistente grazie a un finanziamento regionale. Dicevo, sono molto contento della risposta che avete dato durante le festività, grande rispetto delle regole. Questo ci aiuta a riprenderci sempre in maniera più rapida una normalità che meritiamo. Normalità che riusciremo a ottenere anche grazie al vaccino. Finalmente siamo partiti con le vaccinazioni. Simbolicamente ieri si sono tenute le prime vaccinazioni, chiaramente effettuate sugli operatori sanitari, perché sono in questo momento la categoria maggiormente esposta al rischio. Personalmente io mi sottoporrò al vaccino. Rispondo anche a qualcuno che ha detto: sindaco, perché tu non lo fai del buon esempio? Ho detto che quando arriverà il mio turno, io ci sarò, anche perché credo in questo vaccino. Ho avuto anche un po' modo, l'altra volta c'è stata anche l'occasione per comunicarvi più o meno un po' come funzionerà il vaccino. C'è questa famosa proteina Spike che ormai è diventata molto nota. Serve, magari non risolverà al 100% il problema del Covid, ma ci aiuterà e poi ci dà anche una speranza importante. Quindi appena arriveranno i vaccini, mi raccomando, poiché su base volontaria la vaccinazione, facciamolo tutti, così usciremo molto prima fuori dal tunnel. Sono 58 i nuovi positivi nella provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino pubblicato dall'ASL provinciale, che risente del calo dei tamponi effettuato nei giorni festivi. Infatti i test effettuati sono stati solo 519, per una percentuale di incidenza che tende però ad aumentare fino all'11,17%, quasi 3 punti percentuali in più rispetto alla giornata precedente. Si segnalano inoltre dal bollettino dell'ASL provinciale anche 162 guariti e purtroppo 7 deceduti. Il maggior numero di positivi attuali è situato nel comune di Aversa con 397, seguito da Marcianise e Maddaloni. È proprio il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, a parlare della situazione epidemica sui propri canali Facebook e di quelle che saranno le prossime vaccinazioni. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Cari concittadini,
Buonasera, benvenuti al nostro aggiornamento del lunedì sera. Iniziamo questa diretta con i dati sulla diffusione del contagio in città. Per la prima volta da mesi scendiamo sotto quota 400, siamo a 397 casi attualmente positivi, ma purtroppo registriamo il 33esimo decesso, un prezzo elevatissimo pagato dalla nostra comunità e alle famiglie. Il mio più sincero cordoglio e la mia più sincera vicinanza. I nuovi positivi di oggi sono stati 4 e i guariti 9. Chiaramente questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia, anzi, poiché il rapporto tra positivi attuali e guariti è ancora molto significativo. Sul fronte vaccino, invece, stamattina ho avuto un colloquio telefonico con il direttore sanitario dell'ospedale Moscati di Aversa, il dottore Correra, e come certamente saprete, è tra le sedi scelte per la vaccinazione. Si attende infatti per domani l'arrivo di 5.000 dosi che inizieranno ad essere somministrate al personale sanitario e poi via via alle persone più a rischio. Saranno allestite 10 postazioni all'interno dell'ospedale Moscati dove la somministrazione del vaccino avverrà in tutta sicurezza. Come comune, ovviamente, offriremo tutto il supporto necessario laddove dovesse esserci richiesto. Chiaramente, quando sarà il mio turno, mi vaccinerò convintamente, perché credo che dobbiamo essere da esempio per la comunità che rappresentiamo e che guidiamo. E dobbiamo naturalmente fidarci, della scienza. Tantissime le iniziative organizzate dalla Reggia di Caserta per incentivare turisti e visitatori per un 2021 di speranza, conoscenze di ispirazione con il Palazzo Reale, Van Vitelliano. Con questi auspici si apre oggi online la campagna Abbonamenti 2021. Con Reggia Car 2021 i più fedeli visitatori avranno l'opportunità di vivere e riscoprire con esperienze e suggestioni dedicate il sogno di recarlo attraversando i luoghi disegnati da Luigi Vanvitelli. L'abbonato della Reggia di Caserta è un visitatore speciale, complice e partecipe nella missione di cura e promozione culturale del museo. Nel corso dell'ultimo anno sono state condotte una serie di iniziative di conoscenza del pubblico volte a comprenderne aspettative, desideri e peculiarità. Si è deciso quindi di porre un'offerta diversificata con quattro tipologie di abbonamento: Venere per chi ha tra i 18 e i 30 anni, Ercole per chi ha tra i 30 e i 65 anni, Atlante per gli over 65 e Leoni per acquistare due Reggia Card insieme. I titoli di accesso hanno validità per un anno solare e quindi scadenza al 31 dicembre 2021. Consapevoli della grave crisi economica che sta attraversando il nostro paese, la Reggia di Caserta promuove la fruizione e l'inclusione. In accordo con il Consiglio di Amministrazione, l'Istituto ha infatti dimezzato per il 2021 il costo di Reggia Card. Per il pubblico più giovane, con Venere costerà 17,50 euro invece che 25. Per la fascia che va dai 30 ai 65 anni con Ercole, il prezzo sarà di 25 euro, con Atlante 17,50, mentre con i Leoni il costo sarà di 40 euro rispetto agli 80 precedenti. Chiudiamo adesso con il calcio, chiudiamo con la Serie A ferma ai primi di gennaio. In casa Napoli infatti tengono banco le condizioni di Victor Osimhen e soprattutto anche del calciomercato. Il nigeriano è pronto a rientrare, ma ci vorrà ancora tempo per tornare in campo. Il suo rientro a Napoli è previsto per la giornata di domani ed è già stato programmato un incontro con lo staff medico del club per fare un punto sulla situazione. Di certo il ragazzo dovrà sottoporsi ad ulteriori esami strumentali per valutarne la completa guarigione, ma difficilmente potrà essere disponibile prima di una decina di giorni. I tempi di
recupero dopo un infortunio del genere si stimano fra i 60 e i 70 giorni, quindi Osimhen dovrebbe rientrare per la trasferta di Udine in programma domenica 10 gennaio. In ottica mercato ci sono alcune questioni in particolare che dovranno essere risolte prima di pensare all'ingresso di altri calciatori, e sono quelle di Milik, Llorente, Maximovic e Desai, quattro situazioni differenti tra di loro ma che dovrebbero portare alla stessa soluzione, la cessione a gennaio. I due difensori sono a scadenza e nessuno dei due ha voluto accettare le condizioni per il rinnovo, in particolare l'ex Torino vorrebbe giocare di più. La situazione Milik è nota, è fuori rosa, cerca la sistemazione, ma il Napoli continua a chiedere tra i 15 e i 18 milioni di euro, cifra ritenuta troppo eccessiva dai club che seguono il centravanti polacco. Mentre per quanto riguarda Llorente, è nel mirino di alcuni club italiani, potrebbe lasciare il Napoli a zero. Per questa edizione di Prima TG è tutto, appuntamento oggi pomeriggio sempre sui nostri canali, un caloroso arrivederci.